Buonasera a tutti ragazzi, yo hi, siamo qui per un nuovo video su Mojo Rampage. E sì, l'ultima volta ero uscito, adesso sono rientrato e mi ha detto che sono salito di livello, tipo, e posso migliorare una delle mie caratteristiche. Cosa scegliamo? Velocità d'attacco, direi. O danni. Ci voglio i danni seri. Mi ha dato anche un soldato, tipo, e mi dà velocità d'attacco extra più 0-1. Vabbè, bastardata in realtà. Allora, eravamo arrivati a provare a fare questa, ma abbiamo perso l'ultima volta, quindi riproviamo. Siamo nei sotterranei come l'ultima volta, ma cos'è quella roba? Cos'è quella roba? Ragazzi, qui ci sono dei bastardi che mi lanciano delle bombe e la mia voce inizia a essere un po' stanca. Muori. Beh dai, questo è stato anche easy come... Che devo fare qua? Ti senti più veloce? Beh, lo sei più veloce, non è che ti senti più veloce. Ah, posso scegliere qua l'arma che voglio. Voglio questa. Questa troppo? No, bene, l'ho equipaggiata. Soldi, roba, grazie, nuovo oggetto trovato. Ah, di qua, devo andare? Vado di qua? Basta, è finito. Cioè, io posso decidere quando finirlo. Posso decidere che se trovo l'uscita, posso decidere di uscire o stare qua a girare a caso, tipo. Tutti là hanno un punto debole. C'è sta roba. Evento. E la evocatore ha un'offerta speciale per te. Specialer. Un'opportunità unica, valida solo per oggi. Puoi avere 100.000 monete d'oro e 1.000 medaglie a solo 99 centesimi. Approfittare di questa offerta ripetibile? La cosa sembra sospetta, penso che passerò. Esatto, ecco perché sei il mio evocatore voodoo preferito. Hai imparato ad evitare trappole sciocche come questa. Prendi queste medaglie e spendile come vuoi. Ho vinto 10 medaglie, sì, con queste stronzate che non ho ben capito. Ho vinto, va bene, non ci voleva un genio a cliccare quella sotto, infatti. Allora, vediamo. Chiudere tutti i portali, sempre questa la sfida. Ok, andiamo. Almeno abbiamo cambiato quel posto. Vedete, comunque ho più velocità d'attacco di prima. E anche i danni, ma vabbè, è uscito dal buco del culo quello lì. Devo fare qua. Questo qua mi dà più velocità d'attacco, questo mi dà più danni. Questo qua si suicida velocementissimo, quindi non, molte volte non riesco neanche a capire cosa succede. Però vedete, sono diventato più potente dall'ultima volta che ho giocato. Almeno mi sento molto più forte. Ok. Bastardi schifosi che venite fuori dal nulla. Allora, devo uccidere tutte queste bestie qua che escono da non so dove. Vabbè, finché sono questi è un conto, ma quando arrivano quelle bestie che ti esplodono addosso, quello sì che è un problema. Allora. Ah, col destro lancio una bomba mega galattica, ho capito. E con spazio invece faccio una rotolata. Tipo adesso bomba. Invece col tasto sinistro sparo a raffica e basta. Interessante. Inizia a piacermi sempre di più man mano che capisco come giocarlo. Si può giocare anche in due, guardate, player 2, press un tasto a caso perché sto giocando al PC e start non c'è. Ma va bene. Ma vaffanculo. Sono già morto. E ha rimbalzato contro il muro e mi ha killato. Fastidio. Dai, proviamo l'ultima volta, dai. Sei morto, ma non per quella tua memoria. Esiste ancora e potrei provare di nuovo, pensa. Non l'avrei mai detto. E mi cambia posto. Non capisco perché mi cambia posto ogni volta. Non lo capisco. Devo farli tutti senza morire. Riparto da zero. Ah, ok, non dovete morire in questo senso. Se voi morite è finita. A parte che ho 240 di vita. Però in ogni caso sono più veloce lo stesso. I danni li faccio di meno perché avevo qualcosa là.
Però la velocità d'attacco è migliorata. Perché sono salito di livello. Devo riuscirci prima o poi a fare questa avventura, ragazzi. Sarà dura, sarà una serie anche lunga in realtà per YouTube, perché i video comunque, essendo che dureranno più o meno 10 minuti a testa. Adesso devo uccidere tutti questi qua, altrimenti non mi fa distruggere il portale. Finché sono questi qua, sono facili da killare. Vabbè, quanta gente c'è. Ah, me la sono lanciato addosso con la bomba. Devo stare attento. Non morire te. Mano a mano divento sempre più esperto e capisco cosa devo fare. Questo è un... cos'è che mi dà? Probabilità di colpo critico e possibilità di sparare missili a ricerca addirittura. Ma dai! Oh. Soldi! Allora, devo andare di qua a distruggere quel portale. Ok. Medaglia. Che mi sblocca poi i personaggi e le skin. Messo alla ricerca, come vedete, ogni tanto lo spara fuori, che cosa volete? Colpo critico, volete del colpo critico? Muori. Cos'è quella roba lì per terra? Velocità d'attacco e colpo critico ancora. Ehi! Bastardino, cosa volevi? Guardati lì il colpo critico. A me è un'arma, si sta infatti anche esaurendo. Ci esaurisce anche abbastanza in fretta in realtà. È proprio quei pochi colpi che... Qua c'è uno scrigno. Ah, ragazzi miei, inizia a diventare più easy man mano col tempo a capire come... Uè, ragazzi, basta che non ci siano quei bomberman che ti saltano fuori, ti corrono addosso, ti esplodono in faccia. Quello è una rottura di coglioni. Avevo la spilla che mi ha sbloccato una nuova spilla, ovviamente, perché era una spilla. Qua posso già uscire volendo, ma non finire la missione perché devo chiudere i portali, oh mio Dio! Mi spawnano davanti questi. Cosa vuoi? Missile a ricerca! È imploso, infatti. Destro! La bomba assassina. Te che cazzo stravuoi? Bomba! Sì, stai andando bene, figliolo, dice. Ah, lo so, sto iniziando a imparare a giocare. Ah! E escono da tutti i lati. Cos'è quella bestia infame assassina? Oh mio Dio! Quanta gente c'è, ma... Crepate! Così ha scazzato, ha sparato dietro. Questo qua rimbalza, oh! Wow! Crepa! Oh mio Dio! Ma mi ha one-shottato! Non è giusto, avevo tutta la vita! Vabbè, anche per oggi è tutto, ragazzi. Mi dispiace dirvelo, ma anche per oggi è tutto. Perché non ce la posso fare. Yo-ha-ya! Questa era la cattiveria.